Allora, coach, pesante sconfitta, ma da valutare le assenze importanti di Angelucci e Ferraro e forse Azzaro anche un po', a mezzo impiego. No, Ricci aveva 39 di febbre ieri sera, quindi lo ringrazio perché sinceramente tanti anni di carriera, poche volte mi era capitato che un giocatore con 39 di febbre la sera prima mi dicesse che voleva scendere in campo, quindi anche questo però non è mia abitudine andare a cercare scuse sulle assenze, sconfitta pesante, però non preventivata, però chiaramente c'è una disparità, specialmente sotto le plance che poi veniva quando Lazzaro è stato caricato di falli velocemente, quindi Ponziani, scusatemi il termine, ci ha stuprato letteralmente, quindi abbiamo fatto fatica visto che Innocenzo Ferraro e lo stesso Mangelucci, che magari con quintetti particolari poteva darci una mano, è chiaro che sapevamo che Ponziani sarebbe stato il giocatore più difficile da arginare ed è successo. La cosa che non è stata fatta bene, io conosco Coen da tanti anni, ci siamo incontrati parecchie volte, mi aspetto dopo 2 settimane di fermo la sua match-up che fa da sempre, quindi avevamo lavorato tanto su quella, mi aspettavo l'aggressività che è sempre consuetudine Marco Di Fabbrica del suo tipo di pallacanestro e quindi il piano partita è stato fatto in maniera corretta e qualche volta abbiamo anche portato a termine. Il problema è che se facciamo delle cose e poi sul campo non vengono fatte, è chiaro, è un problema fondamentalmente di personalità e questo è chiaro che con una squadra con 7 under su 10 oggi, questo succede, però non deve essere un alibi se vogliamo diventare dei giocatori, se i miei under vogliono diventare dei giocatori importanti, anche con prospettive di B importanti o addirittura di Serie A, devono capire che partite come queste devono essere affrontate non con l'impegno che c'è stato, ma con una dedizione mentale totalmente diversa da quella che è stata oggi. Coach, proviamo già a guardare avanti un altro derby contro Pescara. Eh sì, ma sapevamo che questo è il periodo più difficile, sapevamo perché alla fine questa è la settima partita che ci manca Angelucci e praticamente anche lo stesso Innocenzo Ferraro ha fatto 2 scampoli da 10 minuti e quindi sono praticamente quasi 2 mesi. Rientrerà qualcuno? Speriamo, sono quasi 2 mesi che sono fuori, quindi sinceramente è giusto fare una postilla, ho detto questo, ma ditemi voi, una squadra con tutte queste assenze che ha 7 vinte e 4 perse, io sono solo orgoglioso dei miei ragazzi e questo non deve assolutamente essere messo in discussione. La speranza è quella che possiamo far rientrare velocemente questi 2 giocatori e Ricci anche in maniera ovviamente più importante dal punto di vista fisico. È ovvio che sapevamo, come dicevo adesso, che avevamo questo tour de force, tenete conto che questa nelle ultime 5 partite è la quarta in trasferta. Per cui noi ci troviamo a affrontare poi nel giro di ritorno 8 partite in casa e 6 fuori, quindi sapevamo che questo era il momento dove dovevamo stringere i denti e infatti la vittoria di Catanzaro è una vittoria per noi fondamentale per poter stare in quella posizione che è questa, che ci allontana dai play-out, che è l'obiettivo fondamentale e più importante. Però, aggiungo però, se vogliamo crescere, se vogliamo ragionare in un certo modo, io voglio assolutamente che la mia squadra lotti per stare, non dico dove adesso, che sarà complesso, però di stare e di lottare fino alla fine, non per la semplice salvezza, perché è questo l'obiettivo più importante se vogliamo crescere come squadra e anche come individualità.